Ciao Aglio, sapete perché esiste la malvagità, la perversione, l'invidia, la gelosia, la superbia, per mostrarti come tu non dovresti essere? Yeshua disse: voi siete nel mondo, ma non siete del mondo. E qualora parlereste in mio nome e diffondereste i miei insegnamenti, il mondo vi odierà, vi attaccherà, perché non vi riconoscerà come suoi. Questo significa che questo mondo vive con l'ego, perché l'umanità si è distaccata, ha abbandonato il Creatore. Vedete, il cosiddetto anche Satana non attacca i suoi perché stanno facendo il suo volere, ma cerca di attaccare coloro che servono il Padre Celeste. E maggiore è l'intensità e l'amore che tu nutri per il Padre, maggiore saranno gli attacchi rivolti verso te da parte di questo mondo. Vedete, noi siamo i rami di un albero e come tale cerchiamo di trasmettere quello che l'albero ha come informazioni. Personalmente non ho mai sentito mio padre parole malsane o di odio verso gli altri. Questa è una caratteristica che mi ha anche formato. Nella mia natura non ho mai odiato nessuno. Non posso negare che ho provato rabbia, frustrazione, illusione, delusione, ma mai odio. Non ho mai maledetto nessuno. Chi maledice è chi appartiene a questo mondo e chi appartiene al fanatismo religioso, servendosi, esempio, di un libro. E si sente in autorità di maledire il prossimo. Quante volte maledetti da Dio? Dio non maledice, Dio ci ama. Ciò che maledice è l'uomo. Questo per dirvi che tutto quello che noi facciamo nella nostra vita riecheggia nell'eternità. Questa è una frase celebre del film Il Gladiatore. Il male serve al bene, come il bene serve al male. Noi siamo composti da una parte di non bene ed una parte di bene, ma il non bene non è necessariamente il male. La composizione del mondo, dell'universo, è duale. Non puoi abbracciare un polo e respingere l'altro, si abbracciano tutti e due, così si ha l'integrità. Quando abbracci tutte e due, allora riesci a realizzare che cosa? La via di mezzo, la via centrale. Quando si uniscono le mani in preghiera, si uniscono, quindi destra e sinistra non sono più divise, ma si uniscono e diventano uno. Ragazzi, questa vita è una passeggiata. Diventa molto più facile, più dolce. Come disse Yeshua, se voi seguite il mio giogo, sarà leggero, delicato, tanto da essere affascinati dai meccanismi che vivono, che sono vivi in questa vita. Quindi siamo figli del Padre vivente. E quando conosciamo le leggi che regolano il tutto, diventa un gioco, diventa una passeggiata piacevole, quasi da dispiacersi da lasciare questa passeggiata, ma è una via di transizione e come tale la puoi effettuare soltanto con la conoscenza, con la meditazione, la contemplazione, ma soprattutto con il servire Yeshua. Ok?
Ciao a Liu, alla prossima.